a Moestul, 1800 metri di quota, proprio a cavallo tra la Val d'Ayas e la Valle di Gressoney, che è qui alle mie spalle. Siamo nel nord-est della Valle d'Aosta. E qui ci troviamo proprio nel posto dove io sono venuto a cercare solitudine, silenzio e ispirazione, in un momento della mia vita in cui sentivo un po' che la fonte si era esaurita. Ho ripensato a questa montagna d'infanzia, io sono cresciuto qui nella valle di fianco, quindi sono venuto ad abitare qua, sono ormai 10 anni, ed è il luogo dove ho ricominciato non solo a scrivere, ho ricominciato la mia vita. Quindi per me la montagna è stata un luogo di grande riapertura, per cui mi sento un abitante di questo posto. Il progetto Restart Alpe ha un grande valore perché persone che cercano di fare questo, come è successo a me, sono completamente sole. E allora io credo che oltre al sostegno di tipo didattico, è anche il fargli sentire che non sono da soli, ma che intorno a loro ci può essere una rete di persone simili, con desideri simili, e qualcuno disposto ad ascoltarli e ad aiutarli, ha un grandissimo valore. Mi viene da dare questo consiglio di non fare tutto da soli. Spesso siamo persone molto egocentriche perché ci sentiamo un po' gli eroi della nostra vita. Dura poco se sei da solo, quindi forse l'unico consiglio sensato è cercare di costruire intorno a te una rete di relazioni, altrimenti dura poco.